Buongiorno ragazzi, oggi ripassiamo il present simple e il present continuous. Andiamo a scoprire insieme di nuovo quando si usa e che cosa esprime. Il present simple esprime current habits, azioni ricorrenti, abituali, e drink tea at breakfast, bevo il tè al mattino, oppure viene usato to talk about how often things happen, per parlare di quanto spesso delle azioni accadono. Usually go swimming on Friday, di solito vado a nuotare al venerdì, egli di solito va a nuotare il venerdì, o per permanent situations, I catch the bus to go to school every day. Ogni giorno, è un'azione che avviene in forma permanente, prendo il pullman per andare a scuola o anche per esprimere fatti o verità generali, come per esempio The Earth revolves around the sun. Present continuous. E vi ricordate, avevamo detto che usiamo il present continuous per esprimere actions in progress. I'm explaining the present continuous. Nel momento in cui parlo, io vi sto spiegando il present continuous. Lo usiamo anche per esprimere azioni o situazioni temporanee. I'm going to work by bus this week. Vado a lavorare con il pullman questa settimana. It's not forever. Non è per sempre. It's only for this week. O to express changing or developing situations. Your English is improving. Il tuo inglese sta migliorando, quindi esprime situazioni in fase di cambiamento o di sviluppo, ma usiamo anche il present continuous per esprimere azioni future pianificate. We are leaving tomorrow at half past 7 a.m. So già che partirò domani mattina alle 7:30 del mattino e quindi non uso il futuro, quindi non uso will, shall or will, ma uso il present continuous perché è un'azione già pianificata. Come si forma? Forma base del verbo, quindi infinito senza to, sempre uguale nei verbi non ausiliari, ad eccezione che per la terza persona singolare dove devo aggiungere la S. Formo la negazione con do not o does not per la terza persona, quindi soggetto più don't o doesn't per le terze persone più il verbo alla forma base per fare la negazione, o do o does più soggetto più verbo alla forma base per la forma interrogativa. Il present continuous invece è sempre preceduto dal verbo essere a cui segue la forma base del verbo alla ing forma. You're writing, stai scrivendo. You aren't writing, non stai scrivendo. Are you writing? Stai scrivendo? Fate attenzione, qui la negazione e la forma interrogativa non fa ricorso al do o al does che avevamo visto prima per i verbi non ausiliari, ma segue la regola del verbo dell'ausiliare essere, quindi avremo soggetto più verbo essere più not più verbo alla forma base più ing, in versione verbo soggetto per la forma interrogativa a cui segue poi il verbo alla ing forma. Vediamo comunque le spelling rules. Ci sono delle accortezze da tenere presenti quando formiamo il present continuous. Prima di aggiungere la ing form, dobbiamo vedere come termina il verbo. Se il verbo finisce per e, tipo make, fare, la e cade e si aggiunge semplicemente ing. La stessa cosa con take, prendere, diventa taking. Se il verbo è composto da una sola sillaba, quindi è un verbo corto, per esempio swim o run, nuotare o correre, e terminano per consonante, vocale consonante, si doppia l'ultima consonante, quindi swim diventa swimming, run diventa running. I verbi che terminano per doppia V, per X e per Y non raddoppiano l'ultima consonante. Enjoy diventa enjoying, quindi divertirsi. Studying, studying. Vediamo cosa accade invece con i verbi composti da più sillabe.
da due o più sillabe, sempre terminanti consonante, vocale, consonante. Bisogna raddoppiare la consonante se l'ultima sillaba è accentata, come nel caso di commit, se l'ultima sillaba non è accentata, come nel caso di whisper, non abbiamo il raddoppiamento dell'ultima consonante. I verbi invece che terminano per IE cambiano questa IE in Y e poi aggiungono la ing-form. To die, morire, diventa dying. Ci sono poi avverbi di frequenza che sono delle parole segnale per farti capire se una frase va costruita con il presente o con il presente progressivo. Often, spesso, usually, generalmente, sometimes, qualche volta, never, mai, sono avverbi di frequenza che presuppongono l'utilizzo del present simple. At the moment, al momento, right now, in questo momento, currently, attualmente, invece sono avverbi di frequenza, ragazzi, che sono legati al present continuous. Spero che questa mia spiegazione in italiano in aggiunta al PowerPoint che vi avevo caricato su Classmill sia stato ulteriormente utile a chiarirvi le idee nel ripasso di queste due forme verbali già studiate. Vi auguro una buona giornata e spero di vederci presto. Vi abbraccio forte forte.